Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Processo escort, Tarantini condannato a 7 anni e 10 mesi. Caso De Luca, Renzi ha il diritto dovere di governare se ne è capace. Siria, giallo sulla morte del boia dell'ISIS. Una condanna a 7 anni e 10 mesi per l'imprenditore Giampaolo Tarantini, 1 anno e 4 mesi per Sabina Began, l'ape regina delle feste del Cavaliere. È il verdetto del Tribunale di Bari per il giro di escort nelle case dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. No al risarcimento danni per Patrizia D'Addario. Fiducia nei magistrati, ma De Luca ha il diritto dovere di governare. Se ne è capace. Lo ha detto il premier Renzi al termine del Consiglio dei Ministri sul caso del governatore campano, indagato per corruzione per induzione. Oggi abbiamo approvato il decreto Happy Days, ha aggiunto il Premier, con 12 buone notizie. Tra queste i 50 milioni per bonificare l'area di Bagnoli, 150 per la Terra dei Fuochi e 200 per il Giubileo. Giallo sulla morte di Jihadi John, il boia dell'ISIS. Secondo i media americani sarebbe stato ucciso nel corso di un raid sferrato dagli USA a Raqqa, in Siria. Ma secondo fonti dello Stato Islamico sarebbe ferito ma vivo. Alex era sconvolto dal mio passato frivolo. Parla in aula Martina Levato, accusata insieme al suo compagno di una serie di aggressioni con l'acido contro suoi ex fidanzati. Per questo, ha aggiunto l'ex studentessa bocconiana, ho deciso di prendere in mano la situazione e di risolvere a modo mio. Si è tolto la vita a 13 anni per una nota presa a scuola. La tragedia è avvenuta in Sardegna. La madre ha ritrovato il corpo senza vita del figlio nel giardino di casa. È Io e Annie, la sceneggiatura più divertente di tutti i tempi, secondo la classifica stilata dal sindacato degli sceneggiatori statunitensi. Lo script, firmato da Woody Allen e Marshall Brickman, ha battuto capolavori come A qualcuno piace caldo e Ricomincio da capo, piazzatisi rispettivamente al secondo e terzo posto.